Buonasera a tutti. Buonasera. Prima di cominciare, vogliamo rivolgere un caro ed affettuoso saluto ad Assunta Fierro e a Teresa Altieri, che ci hanno lasciato da poco, e il cordoglio e la vicinanza alle loro famiglie da parte nostra e di tutta la comunità di San Mauro e di San Nazario. Ciao Assunta, ciao Teresa, buon viaggio, rimarrete nei nostri ricordi. Lo spettacolo di questa sera sarà trasmesso in diretta Facebook e successivamente anche sul canale 99 dell'emittente televisiva Rete 7, la TV storica del nostro territorio dal 1975. Salutiamo l'editrice Gwendalina Scelza e il direttore Simone Lavecchia, che sono qui con noi, e il tecnico Agnello De Cucinis. Bentrovati a San Nazario, da Anna e da Angelina, in questa piccola ed accogliente piazza dedicata a San Nilo, il santo di Rossano Calabro, che nell'abbazia della nostra ridente valle indossò gli abiti monastici nel 940. Siamo qui per dare là lo spettacolo di questa sera, per presentarvi la commedia Nu marito più la bella ripapà, che sta per essere messa in scena dalla compagnia amatoriale U Comico. Navadda, no paese antica assai, che si conosce non do scorde mai. Recitano i versi di un componimento in vernacolo che l'autrice di Nu marito più bella di papà, la nostra cara maestra Lina, ha dedicato qualche anno fa ai sannazaresi, sottolineandone lo spirito battagliero e il sacrificio, la voglia e la capacità di riscatto che si coniugano in maniera inscindibile con l'amore per il proprio paese, per le tradizioni, la religiosità, l'empatia di gruppo, evidenziando un vero e proprio culto della casa paterna, un attaccamento alle proprie radici, una venerazione per il santo patrono, forse ancora più sentita da chi ha trovato la propria strada lontano dalla terra natia. Comune ai sannazaresi, veraci e di adozione, il piacere di immergersi fra gli odori e i sapori renavota, come l'adduro sapore ruppane, cuotto in due forno a liuna, polizzato comunnolo, rimulignani e cucuzie imbottonate, ripurpette, frittate in buona, a bazia, a Santa Croce o a Chiazzolidda. Ora sausicchia arrostuta in coppa a vracia. La gioia risserate, passate innanzi e porte, assettate in coppa le fieddo, in coppa e grala, un coppo balcone, con l'amici ruvico, a ridere e a scherzare, per sdrammatizzare le difficoltà e i dolori che la vita ci riserva, nella consapevolezza, conscia o inconscia, che lo stare insieme aiuta a superare o quantomeno ad affrontare i problemi e a trovare nuova linfa e rinnovata energia. Del valore catartico e terapeutico della risata abbiamo innumerevoli testimonianze, dagli antichi autori del teatro greco al relativamente recente capolavoro cinematografico Patch Adams, magistralmente interpretato dal protagonista Robin Williams e da altri noti attori. Sono questi i motivi principali che hanno spinto l'autrice dell'atto unico Nu marito più bella ripapà, ambientato negli anni 60, e il gruppo di amici che stasera vedremo in scena, a mettere su questa amatoriale compagnia teatrale. La voglia, la gioia di stare insieme e la certezza che ridere e scherzare aiuta a liberarsi dalla tristezza, a guardare con ottimismo al futuro e a rivivere il passato senza farsi sopraffare e schiacciare dai ricordi, ma a pensare a chi non è più con noi con dolcezza, valorizzandone le doti e seguendone l'esempio. In questa bella serata di fine luglio, la compagnia amatoriale U Comico ricorda
quanti, giovani e meno giovani, hanno preso parte negli anni ai piccoli grandi spettacoli di paese, regalandoci qualcosa di se stessi, mettendosi in gioco per divertirsi e divertirci. Per tutti loro un applauso doveroso e sentito. Questa serata è dedicata in particolare ad Anna Sacco, la nostra cara e amorevole Annina, già prima interprete di Nu marito pia bella ripapà nel 2008, ad Aniello Laurito, personaggio nella quotidianità, attore di se stesso, schietto, vero, autentico e genuino, e a Valiante Mariangela, la nostra estroversa e pimpante zia Angiolina, simbolo di indiscussa allegria ed empatia. Per ricordare ed omaggiare chi non è più qui, ma è sempre nei nostri cuori, chiamiamo ai microfoni Settimio D'Urso, nella doppia veste di figlio della compianta Annina e di amministratore comunale. Sì. Arriva. Buonasera a tutti, buonasera Anna, buonasera Angelina. Buonasera a te. Grazie, sono un po' emozionato questa sera, a dire la verità. E riviviamo un po' il passato, quello che è stato il passato per tanti, per mia mamma, per Aniello, per zia Angelina. Che dire, innanzitutto vi porto i saluti del sindaco, che purtroppo per motivi di salute non è potuto essere qua. Un grazie particolare da parte mia e di tutta l'amministrazione. Sono un po' emozionato. Un applauso e gli auguri di pronta guarigione al sindaco. Sicuramente. Ci sta tutta. Certo. Parla le mani. Sì. Facciamo parlare l'emozione, va bene? I silenzi a volte valgono più di mille e mille parole. E raccontano tanto. Grazie Settimio, ti lasciamo. Grazie. Angelina, grazie. Un abbraccio. Grazie. Ancora grazie. Non è semplice parlare e ricordare la mamma. In una serata così. Nu marito pe la bella ripapà. Scusatemi, a questo punto mi sono emozionata anche. Sì, ci sta. Nu marito pe la bella ripapà sta per avere inizio. Prima però vogliamo sul palco l'autrice della commedia, Raffaella Valiante, che sicuramente saprà regalarci una nota, un pensiero, un aneddoto per ricordare Annina, Aniello e zia Angiolina in veste di attori, oltre che di persone care alla nostra comunità. Lina cara, raccontaci pure. E avrei tanto da raccontare, perché non solo di queste tre persone che ricordiamo in maniera così specifica, ma di tante persone che voi sapete che per tanti anni ho insegnato qua alla scuola dell'infanzia, quindi ho conosciuto tante persone che hanno collaborato, noi abbiamo fatto tante manifestazioni e quindi hanno sempre collaborato. Adesso per ricordarli cercherò di essere breve, perché di là sono impazienti di uscire, perché sono tutti emozionati, insomma, quando lo sono io, quando chi viene qua sopra, chiunque sale sul palco è emozionato. Io voglio ricordare qualcosa di simpatico. Allora, cumma Anna, io così ho un rimpianto, perché lei ogni volta che la vedevo mi chiedeva sempre: ne cummali ama, fa qualche cosa, però ama fa Santo Lazzaro, mi raccomando, perché lei era dei remiti ed era la Santo Lazzarese proprio doc, proprio. E allora
mi ricordo, ripeto, pure con lei potrei raccontarvi tanti episodi, però quello che mi ricordo, così che mi pare così di ricordare in questo momento, quando facevamo giù, perché vi ricordate che abbiamo fatto quel museo itinerante, facevamo le donne che lavavano, vi ricordate che bello, lo dobbiamo rifare quello, perché veramente vale la pena, i bambini che giocavano, insomma, sembrava di essere tornati, poi il posto meraviglioso qua dell'abbazia, insomma si presta ancora tutt'oggi molto bene, quindi... abbiamo fatto sta colata, scusate, io già parlo a dialetto perché la lingua è mia, dialetto. Cioè io vi dico una cosa, quando scrivo tutte queste pacie, perché io poi insomma sono alla frastica, non è che sono una commediografa, quando scrivo un dialetto, pinna, se non è per conto suo, se già scrive qualche parte in lingua, in italiano, invece in dialetto, guardate, subito, tutte le pacci di questo mondo, sapete, qua, a capo, non è capo, mi ha aiutato troppo, e manco. Allora, vi stavo dicendo, tornando ad Anna, a Cumma Anna, perché ho battezzato la sua bimba, mi ricordo che lei doveva occuparsi della colata. Allora mi vide, vuoi come lì? Ti aggiungi una cosa, ma vediamo che facciamo la colata. Io poi ho già usato vostra notte, come chiamate voi? Così si è già capito vostra notte. Ma non vi preoccupate, che è pulito, pensavo che uso, che tu uno usato. Dico, no, ma non vi preoccupate. Com'è? Quindi Anna era una persona veramente eccezionale. Io la ricordo veramente con piacere, perché ha amato la vita fino alla fine, e dobbiamo prendere veramente esempio da lei, come lo dobbiamo prendere da zia Angiolina. Voi sapete, zia Angiolina, pure che cosa è stato, che cosa è stata per tutti noi. Dobbiamo veramente, lei era fino alla fine, era giovane dentro, era giovane fuori, ma anche dentro. Pure, non so, aveva una certa età quando è morta, però lei, insomma, era una persona veramente... ripeto, da ricordare con affetto, e quando ci ricordiamo di lei facciamo come faceva lei, perché lei amava la vita. Mi ricordo che dovevamo andare, non, mi sembra il carnevale, così noi ci siamo fermati là ai Tembuni, insomma, con Elvira. La prima cosa che le ha detto: Elvi, mi raccomando, mo che ato vallo, accattatemi una camisa, una testa bella, ma pensavo accattare una che mi faccia pare brutta. Quindi questo per dire, zia Angiolina, che cos'era? Noi dobbiamo essere così, perché guardate, rendiamoci conto, se ci guardiamo intorno, la vita è breve, quindi ridiamo quando dobbiamo ridere, prendiamoci tutta la vita, cioè tutte le cose così, con filosofia, cerchiamo questo... Veramente lo dico a tutti, con tutto l'affetto di cui io sono capace, perché veramente la vita è breve, quindi godiamoci ogni attimo. E per quello io ho voluto ricordare questi episodi che mi legano, che ripeto, sono tanti, tanti ricordi che mi legano a queste persone. E quando così mi abbatto, penso pure a loro. Perché zia Angiolina faceva: zia Angiolina, come state? Figlia mia, mi fanno male tanto sti gambe, non posso proprio camminare. Dopo 5 minuti mi girava, e per zia Angiolina che da zumbittiava, tanta bella, ballava, lutango, lo valzer, così. Quindi zia Angiolina, anche a te un saluto ovunque tu sei, ma io so che stasera tu con Anna e anche Agnello, il nostro Agnello, è qua con tutti quanti noi. Poi un'ultima cosa, cerco di essere breve, anche se io parlo sempre, lasciamo stare, tutti mi conoscete che non sputo mai, come si è proprio detto alla Santo Lazzarese. Quindi Agnello invece, ogni volta che lo vedevo, non mancava occasione, Camina, vattina a Santo Mauro, tu, che non ce l'hai fatta, tu non sei Santo Lazzarese, vattina. Ma io sapevo che anche se lui mi diceva così, lui mi voleva bene, come io volevo bene a lui, è veramente un'altra persona che è rimasta nel mio cuore, credo nel cuore di tutti voi, perché era una persona veramente unica, una persona vera, come ha detto Angelina, era, o di là, non mi ricordo, era l'attore di se stesso, perché non era così, era fatto così. Vi dico un ultimo episodio che riguarda Agnello. Mi ricordo, e va giuritto, come sembra a capo, così avviando le terre, che c'è sempre. Io e Elvira facevamo le pagliacce, mi ricordo c'erano i bambini che venivano dagli altri paesi, qua non mi ricordo. Comunque mi venne la felice idea, e dice Agnello: vieni, porto giuccia, così voglio arrivare. Ho vissuto la pagliaccia, dovevamo fare qua, su un balchetto che avevamo allestito qua, dovevo fare la pagliaccia.
E allora successe questo, che è una cosa che adesso rido, ma io non me la dimenticherò mai. Insomma, io Agnello portavo sto ciuccio, che era pure un poco autolido, insomma. Io mi metti a cavallo a sto ciuccio e c'erano dei colleghi di musica, mi pare Mario Nicolella, non so chi fosse, ma uno suonava una tromba, uno suonava, mi pare che lo tamburo, così. Lo ciuccio, come cominciava a sentarsi suoni, poi mamma mia, cominciava a trignare. Non lo potevano mantenere, c'è una maniera, zumbava l'aria, e in coppa su ciuccio, fra le altre cose, Elvira mi aveva fatto pure lo bello, non poteva stare manca assettata. Io credo che mi ricordo, cioè, perché però veramente, adesso lo racconto così, però è stato un momento drammatico, che pensai, oh sorta mia, mo, si carro la coppa su ciuccio e moro, ma sono moro pure vestuta da pagliaccia. Perché è veramente, ma veramente io lo, perché pensavo, qui mamma, ma la leva prima si è vestita da pagliaccio. Tragicomica. Anelluccio, in tutto questo, arrivava a chiappavo la capizza e lo ciuccio, subito ricette vicino alle suonature. Uè, guagliò, mo mi raccomando, mo non cominciate a suonare da vuota, che a chi sta l'hai a pigliare da bacio, in talo vado, in talo fiume, da bacio, perché... Insomma, ripeto, è stata una cosa simpaticissima, ripeto, con di Agnello, di Comanna, di zia Angiolina, io potrei parlare fino a domani, anche di altre persone, che questa sera noi abbiamo parlato di queste persone che facevano parte della nostra compagnia, quindi abbiamo parlato di loro, ma stasera ricordiamo tutti e io sono sicura, sono sicurissima che veramente da lassù tutte le persone, sono di questo sono sicura, sono con noi, ci stanno seguendo e ridono e gioiscono con noi. Buonasera a tutti e scusate, io non vi aspettate chissà che cosa, perché non è niente di, è giusto per ridere, perché come ho detto prima, prendiamoci le cose belle che vengono dalla vita. Lina, scusa no, Lina, un attimo solo, sì. Un'altra risposta brevissima, sì. Perché questa compagnia si chiama Ucomico? Ecco, c'è un perché noi la prossima così performance sarà a San Mauro, il 23 a San Mauro qua al capoluogo, il 23 agosto, e porteremo in scena allora la scuola Ritata. E queste due commedie sono, io le ho rivedute corrette, ho aggiunto altri personaggi, perché, però ripeto, e lì in questa commedia, quando l'abbiamo fatta commedia, vabbè, chiamiamola commedia, va, è stata pacciaca, recitava Gregorio. Io direi però di fare applauso pure a Gregorio, perché tutti quanti... Grande Gregorio, grande Briolio, Briolio come sì. Lo chiamavamo tutti. Briolio. E allora Briolio, ogni volta che vedeva il professore De Luca, ogni volta che faceva, professore, quando facciamo il comico? Da qui, proprio la moglie Maura disse, perché non facciamo una compagnia e gli diamo questo titolo comico? E quindi, ripeto... Professore Di Maio. Di Maio, sì, come ha giurito? De Luca. De Luca? Con la moglie Maura, poi non tornavano i conti. Oh, scusate, ma guardate, io mi aggiungo Zallanuto, era già Zallanuto, ma per preparare sta cosa... Sono proprio irrecuperabile, in Zallanuta al massimo, quindi scusate. Allora, il professore Di Maio. Allora, il professore Di Maio, e non torna di conti, quindi Gennaro Di Maio, lui ogni volta che lo vedeva a San Mauro gli diceva, no, lui fa, il professore De Luca, che poi interverrà pure dopo, è vero, sì, eh? Sì. No, lui fa delle cose, delle cose più serie rispetto a queste cose, cose... Per carità, queste sono delle cose che fanno solo ridere, così è giusto per stare assieme. Vabbè, scusate, chiederò scusa a Gennaro. Lina, un'ultima cosa. Sì. Tu già ci hai parlato dello spettacolo che si terrà a San Mauro fra qualche giorno. Sì, ma c'è anche qualche altra cosa che bolle in pentola per il prossimo futuro? Allora, noi... Salute permettendo, soprattutto la mia pure la collaborazione, loro sono tutti disposti. Vorremmo così portare a Natale un po' di gioia nella casa famiglia qua alla Villa San Nazario. Quindi vorremmo organizzare un Natale come si faceva una volta, qualcosa di carino, insomma, per portare, ripeto, per portare così, per far ritornare un po' al passato pure loro, e quindi. Ripeto, per fargli passare così un momento così. È sicuramente una bellissima iniziativa che merita l'applauso di tutti. Vabbè, figuratevi. Grazie Lina. Grazie. A questo punto
prima di cedere il passo agli attori, vi informiamo, già l'ho anticipato in parte Lina, che a fine spettacolo, a coronamento di questa serata, interverranno il preside Ferdinando De Luca e il giornalista Francesco Romanelli, da sempre impegnati nella ricerca storica e nella valorizzazione del territorio, per renderci partecipi di interessanti iniziative e appuntamenti culturali. Che lo spettacolo abbia inizio. Adesso lo vedo perché aveva chiamato proprio. Ah, se non aspetta prima allora. Comincia a parlare. Eppure stanotte abbiamo fatto la nottata alla figlia femmina. Nani, e come mamma fa? Come già fa a cuttini? Come già fa a cuttini? Come è creatura in giù comportiamo? Da quale? Abbiamo scambiato la notte poi. Non posso fare niente a cuttini. Ti metto a dormire subito. Ieri è giusciuto un momento, mannaggia, ha giudato solo un secondo roppo e ho solo ci si è grampata la causetta a mire e sai, è mezza rosicata. E tu che facevi? Escitati, già non vive. Se stia mangiando un pere e non te ne avrà accorto proprio. Fammi pigliare sta causetta, prima che se la sani i magli e si sfila tutta quanta. Va. Mamma mia, quanto c'è porco in questa casa. Mamma, ma che ci vengono i gattini? Mamma mia. Ma, pure i surici. È vero. Mamma, quanto c'è sporco. Ma non saccio. Buongiorno. Qui, Teresina. Pippi. Diciamo la verità. Quando ti sei svegliato stamattina non mi hai visto vicino a te. E pensato, chi stiamo a due chiusa? Ma dove vuoi che vada, Teresina, senza di te? Pippi. Sono andato a cercare qualche cosa da mangiare. Non ne ho trovato granché, però... Ce lo dobbiamo far bastare, Tresnè. Pippi. Ci ho trovato un bello colpo delle fasulle, un uovo, 3 mele a Nurk e 2 fighe secche. Vira tu le mette perché quella si è una creatura, sta magna tutte cose. Mi tocca. Ammuccia le buone. Tresnè è bella mia, ogni volta che ti vedo mi ricordo quando ti ho visto per la prima volta. Ma ti ricordi, Tresnè? Sì. Io venne a San Nazario, facevi il commerciante, ti ricordo? Portava la carretta, facevo saponare, insomma, e venivo qua in questi paesi del Cilento e venivo a pigliare pezze vecchie e in cambio prendevo due pezzi di sapone, o piatto schiano, o piatto a cappuccio, o bicchiere, e così arrangiava. E quando venni qua, dovresti arrivare a lontana con una bella mappa di pezze vecchie, come ti avvicinavi, ti guardavi, ma quanto è bella sta vogliona, ma quanto è bella sta vogliona, ma non è che tu ci avvicinavi, mi sono innamorato di te, Tresnè, ho abbandonato tutto, mi sono messo qui con te, ma ci è venuta la carretta, e di allora sto con te. Però Peppi, su 20 anni che mi dice sempre stesse cose. Perché lo meriti. Ma noi qua, a tua ravirca ma fa, perché cane stiamo morendo di fame. Tresnè, che sono tutti i giorni che tu mi metti questo tallo in testa, ho capito, ci vuole un po' di pazienza, io il lavoro lo cerco, ma che si possa fare se chi lo parola non si fa trovare, io lo cerco e quello si nasconde. E poi Tresnè, e i bambini che mi posso mettere a fare un zappatore, io vengo da una famiglia di signori, ti ho accattato pure lo salottino, vieni che bello salottino. Questo qua a San Nazario lo teniamo solo noi, perché siamo signore. Se tu sei donna Tresina, lo devi a me, che tengo donna.
Peppe, ma ca su bendale la panza mia faci don 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 che non ti intimo niente la mangia. Don 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 e va buono, e va buono che digerisci. Mamma. Ecco, che succede? Che succede? Belle mamma. Belle papà, che succede? Belle mamma. Aspetta, cattina, cattina, cattina. Ma faccio malapa! Ti faccio malapa! Anzi! Fammi pure dirlo, fammi pure dirlo! Ma non mi esci! Non mi esci pure dirlo! Mannaggia, miseria! Poi, bambinella mia, ma che ti hai mangiato? Mamma, mi faccio malapa! E che ti hai mangiato? E che mi potevi mangiare, cacca, non c'è niente? Non c'è niente! Io sapevo che cacca non c'era mai niente! Aggiungo un pato, ma poco ripari tu sto! E poi, c'erano pezzi in due! E poi... Ti ho mangiato pure tanto qui. Ma ti ho mangiato, tenia fame, papà. E poi, che ti hai mangiato di E poi nonna hai messo i cingoli di cucuzza. Sì, erano 3 anni fa, tutta la diurna, che ti fa mangiare? Ti hai mangiato pure i cingoli. Ma ci ho ammagliato piano piano, mi sapevo niente. E dove sono questi cingoli? E non ce la muffa vicino. Papà, mi facciamo l'acqua. Tuo padre pensa sempre a maestra. Peppi. Ma almeno hai bevuto qualche cosa sopra per riprenderti. Che ti ho bevuto un bello bicchiere di vino. Credo che ti portavo su Giovanni. Si è bevuto vino, si è bevuto vino. E noi ci bevevamo l'acqua. Ci bevevamo l'acqua. Si è buono, papà. Che era buono vino, era buono. E mo come mi fa questo? Ma Peppi ha già chiamato su Lumierico. È proprio necessario, ci muoviamo con una levanza. Ma fa opera di, la fa opera di. Ma chiama. Ma esce, papà. A mui a chiamare. Cercherò, poi vedi un po' così, bene, chi se vuole. Piccolino, bello. Chiamatemi Omiere con per piacere. Chiamatemi Omiere con questa creatura, non stai buona. Mannaggia, mi sei speriamo che il dottore. Omiere con. Dottore, venite. Vieni il dottore, Mo viene il dottore. Mo viene il dottore, stai calmo. È arrivato un mio. Oh, dottore carissimo. Buonasera. Cosa è successo? Scusate se vi abbiamo dato il disturbo, dottore. Non si preoccupate. Ma creatura nostra, c'è un male di pancia tremendo. Solo voi potete intervenire, dottore. Stai seduto. Eccola. La guardiamo subito. Vuole lavare un attimo le mani? Non fa volupo, come se penso, dottore. Fa volupo. Facciamo la panza. Ancora, questo faceva la panza. Stai calma. Guarda che bello dottore che teniamo qua, guarda, ne ho certi mustacci, ma gli miei, che sono bianchi, guarda che pezzo dottore. Ma ti metta paura. Ma cosa la paura? Questo adesso ti tocca con le sue mani delicate, e ti dice che ti passa tutto. No papà, non mi ha da toccare. Come non ti ha da toccare? Oh dottore, non ti ha da toccare? No. E a chi tu fa toccare? Angiolino. Ma qua l'Angiolino, Mi fa toccare Angiolino. Ma vieni dottore, stai calmo. Prego dottore, prego. Cos'è successo? Ma tu mi fai metta paura? No, non devo aver paura, io sono qui per farsi stare bene e curarti. Dimmi, cosa hai mangiato? Dottore, che tu che ci ho trovato? Fammi un esempio, cosa hai trovato? Ci ho trovato un pane tosto. Che non ho trovato? A noi. E poi ci ho trovato pure i cingoli di cucuzza. Sapete i cingoli di cucuzza? Sì, ma com'erano? Erano almeno cotti. No, erano in da cascia, dai mit nonna. Ah, li hai mangiati crudi? Erano tosti, aggiumagliati. Tieni. Bambinella, queste sono cose che non si fanno. E perché? E perché poi stai male. Vai un po' verso dietro. Senti, lasciami. Tengo paura. Ti fa male qua, Un poco. E un po' più qua. Non tu poco. E qua? Stai calmo. Che mi faci male, non mi toccare. E senti, io per darti qualcosa devo pur visitare. Non ti preoccupare. Dov'è la mia borsa? Andate a sentire, io credo che questa è un'indigestione. Sì. Gli dobbiamo dare una purga. Meno male che me l'ho portata. Ah, meno male, dottore. Meno male. La purga, non la voglio. No, già la miseria, ma cazzo. Oh, calla, un coppo rodillo. Donna mia, la purga. Proprio un coppo rodillo, ma aiuta a pigliare. No, non la voglio. Sì, ma dopo stai meglio. Già la miseria.
Datemi un cucchiaio. È un cavo, dottore. Dottore, dottor, quel cavo. Datemi un cucchiaio. Papà, non la voglio. Mannaggia. Se vuoi stare bene, ti aiuto a guardare. Da retta al dottore. Da retta al dottore, sarai molto meglio. Prendi la purga, prendi la purga. Ah! Ci piace pure questa. Hai visto? E fatemi un po'. No. Mi sta venendo un po', dottore. Senti, io te la darei volentieri, però la purga fa strani effetti. Fra 10 minuti ci sarà una reazione. Quindi ma le immagino. Per bene, per adesso un cucchiaio basta. Va bene? Fammene un poco, papà. Fammene un po'. No, che ti fa male, dottore. Non ti preoccupare. Va bene? Dottore, volevo chiedere una cosa. Tutto quello che volete. Ma per piacere, ma sentite meno poco gli spaddi a tata? E perché te ne una tussa tanto forte? E qui abbiamo una famiglia di malati cronici. Ah, dottore, questo mio suocero è talmente pieno di catarro che quando le viene la tussa si mette a faccia della finestra e me ne certi rasca, mi sa che posso quando non giornasse. Sta la notte, basta che mi abbia un po' di suono, scappa fuori. E io già ancora presso. Quanta pazienza ci vuole? Sicuramente te ne apro un po'. Quanta pazienza ci vuole? Ti passa. Buonasera, zia Niello. Non ti passa. Ma chi è questo? È un dottore, Non mi ero con questo. Io sono il dottore. Sì. Faccia. Come? Ma non mi pare proprio. Lasciati visitare, non mettere in dubbio i miei 30 anni di studi, caro zia Niello. 30 anni? 30 anni di studio. Ci hai messo 30 anni per diventare mio? Eh sì. Oh, povera a lui. No, povera a me. Tuo padre è in vena oggi. Facciamo una piccola visitina. Senti. Vuole controllare le piccole spalle. Domande. Hai fumato? Mi hanno detto qui in paese che tu hai fumato sempre. Ma qualche volta che ho fumato. Ah, sì. Ti è piaciuto spippiare? E questi sono i risultati. Pure mo, dottor. Ne scogli in domo da razzo. Queste cose non si fanno. Adesso lasciatevi visitare. Alzatevi un attimino. Piano piano. Giratevi piano piano. Ecco qua. Tenetelo, che questo mi pare che si regge pure poco. Tenetelo. Aiuto. È sacarino un anello. No, che non fa un anello, non ti preoccupare. Giratevi un attimino per cortesia, giratevi piano piano, giratevi. Ecco, che male riposo. Ragazzi, moda passa, moda passa. Aspettatemi un attimino. Aspettate un attimino. Zia Niello, respirate profondamente e trattenete il respiro. Trattenete il respiro, zia Niello. E qua la diagnosi è già fatta. Questo già. Ma ti visto che bella maglia che tene? C'è una bronchite cronica. Questa dovrebbe essere la maglia della salute. No, ma voi questa è così? Qua tene 40 anni e la facete mamma quando ci sposammo. Voi così la ammazzate prima del tempo, lo dico io. Solleviamo un pochettino la maglia. Zia Niello, state calmi. Ma che fai? State calmi. Dite 33. 33, 34, 35, 36, oh, 37. Zia Niello, dite 33. E che mi strilli, mica sono sordo. Mica sei sordo poco, sei sordo troppo. Ho detto dite 33. 33, 34, basta 35, così, ho capito. 36, va bene così. 37. Ancora. Chi ha capito? Qua si complicano le cose. Oh, mamma. Giratevi. È tutto, ma il sapore non manillo. Hai samurino nonno Aniello? Non Aniello non muore, vediamo di fare il possibile. Meno male, che mi cambiamo solo che la pensione sola. Sentite, pensione. Io ho indagato un po' nel paese. Dottor, aspettate. E si parla... ho fatto chiesto un po' nel paese. Si parla mostro di voi. Dico, a parte che avete fumato tanto, vi piacevano pure le donne. Che dici? E a proposito di donne, la situazione attuale com'è? Reggiamo. Prego. E vi devo fare altre domande. Con la pipì come andiamo? Pipì? È che sono camion io che faccio pipì? Zia,
Zia Niello. È insorduto. L'acqua, ah, facite l'acqua. L'acqua, a voi dell'acqua, voglia quanto ce n'è. Ma chi sta assurdo buono? Tu, ne volessi tu. Ma chi sta assurdo buono? Ma tu sei assurdo tu, non io. Statemi a sentire. Io credo che qua la situazione... Ciao. Io a questo non lo sopporto più. Stentina bronchite. Quale? Stammi a sentire. Stammi a sentire, caro zia Niello. La situazione qua è complicata. Con l'urina mi hai detto che non va tanto bene. Io adesso devo fare una visita urgente. Va bene? Nei prossimi giorni passo e facciamo una controllatina alla prostata. Che? Apposta? Ma già, che ci vai a fare? Zia Niello, detta la prostata. La pensione è finita. Non c'è più una lira. Povero lui, povera fuori. Sono serviti i soldi. Siamo messi male, caro zia Niello. I soldi se li pigliano subito. Siamo messi male. Allora, vi faccio, vi ordino qualcosa. Si, accomodatevi. Madonna. Madonna. Pure nonna Niello sta male. Non ti preoccupare. Ma questo dottore non mi piace proprio. Non ti preoccupare. Ti malata. No, molto passa, molto fra poco, ma... fra poco fa effetto la pure. Falla finita un poco. Lo dice pure no, noi, fra poco ti passa. Mamma scusciato no? Può sempre mangiare, sempre mangiare. Che esagerata che sì, veramente. Ma facci fame. Adesso fa effetto la purga e dopo mi raccomando non devi toccare niente, se no non ti passa. Statevi a sentire, se volete salvare il nonno Aniello, la farmacia più vicina è a Pisciotto. Trovate qualcuno che ha un ciuccio che cammina molto veloce. No, state senza pensieri. È mandato a pigliare i medicini. Domani mattina a fatto riurno con Bandonio, sicuramente giù presta e io mi piglio la medicina Aniello a Pisciotto. Chiste, non si preoccupa il nonno Aniello. La pensione! Si preoccupa della pensione? E se vuole pigliare la pensione, si preoccupa pure di nonna Niello. Ma mi preoccupo pure il reddito. Come dice un prete, tengo per l'altare quando sposa. Finché morte non vi separi. E speriamo. Speriamo filosofo, che questo matrimonio dura nell'eternità. Questa è la ricetta. Al più presto mandate qualcuno. Grazie dottore. Dottore Simo, fino ad venite che mi accompagni a lavare le mani. Ma noi non teniamo l'acqua. Non teniamo l'acqua. Ma un caffè non teniamo. Non teniamo manco caffè. Ditele chiaramente che non teniamo manco caffè. Allora vuol dire che non gli offriamo niente al dottore. Non ci potiamo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ma ci penso io, non ti preoccupare. Ti passa, non ti passa ancora. Papà, ma non è che morre nonna Niello? Non ti preoccupare, pensa a nonna Niello, pensa a te. Non mangi più se moro. A me mi facci male la pancia. Mo ti passo subito. Dottore, mi dispiace che è andata di fretta, voi andate sempre di fretta. Io vado molto di fretta. Potremmo offrire un caffè, vuol dire che sarà una volta. Sarà per un'altra volta. Tanto voi in questa casa qui ci verrete spesso, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Qui sti qua ci verrete spesso. Grazie dottore. Buonasera, tanto auguri per l'Aniello. Grazie dottore. Buonasera. Tante belle cose, arrivederci. Per qualsiasi cosa chiamatevi. A Bidella vedrai che tra 10 minuti andrà tutto bene. Arrivederci dottore, arrivederci. Vivere! Mamma mia! Tuo padre con il suolo va a capo che cadrà in mare pubblica. Se ancora si ricordano. Non ci sei mandato. E papà! Cazzo, qui mamma! Ti vieni, ti vieni! E che oggi ho il bagno! Scappa lontano, vai lontano! Vai lontano, lontano, lontano! Finalmente! Vai! Ma questo non sia mai che arrivi il profumo di campagna che... Vai in dottore con ma congetto! Sì. Figli miei! E pure ambressa! Datevela fa! Troviamo un marito a chi sta... Se no, un giorno richiesta si mangia pure a noi. Che vuoi che ride? Che io non ci ho già pensato, già. Ho sparso la voce per il paese. Che vogliamo maritare la bambinella nostra. Sì. E per la verità, 3 pretendenti si sono fatte curare. Un giovanotto viene da Eremiti. Un giovanotto addirittura viene dalla Pisciotta, figuratevi voi. E poi ci sono un giovanotto di San Nazario. Locale proprio. E non so se si tiene un locale o una casa così, comunque di San Nazario.
aspettiamo. Beh, mi sono tre, e uno non lo trovavamo che era la buca. Sì. Che diamine. Eccolo qua. Allora. Si è liberato. Hai evacuato, hai evacuato. Bravo, evacua. Stai seduto. Non mi posso sentire anche un po' salutino. No, mettiti là che devi stare seduto sulla parte dura, perché se ti metti un coppo di venezzi, la parte moscia, tu ti ammosci e ti addormi. Invece devi stare sveglio, devi stare sveglio. Mi sento meglio, papà. Brava, brava. Invece, ma che dice lo chiste? Ah, ma tu va, un bello marito a bambinella. Ah, ti mi sa che a tiella. Ah, volete fare un poco di verdura. Ma che tiella, tiella. Non c'è rimasto neanche un occhio più chianci. E perché? Amadroa, un marito a sta creatura. Aspetta. Ah, volete fare una frittura? Buone patane fritte, buono facete. No. Con un poco di sugo. Aspetta, rilastrato. Aspetta, Nillo, aspetta, aspetta. E poi lo poco di cane caso grattato di crapa. Ci volesse proprio. Buono. È vero o no? Ci abbiamo fatto tutti i comodità in questa casa. E voi non avete usato la comodità che avete niente. Ascoltate sempre. Se quello non sente. Ani, ma tu hai un bello marito a sta creatura. Ah, ci ho capito, volete fare un po' di frittura? No, no, la frittura, ma che la frittura? Frittura. Ma non ci n'era niente da cucinare. Con un po' di sugo incastrato, pane grattato di grappa, buono facile. Un caso che rumanette la di uva non si è mangiato già pamminella. Pure chi? Sì. Oh, Madonna, ma non sta... fa niente, non fa niente, non fa niente. Ma una decisione. Allora, come stai? Come stai? Ma sto meglio, papà. Ti è passato una poca panzella, tutto qua. Hai evacuato. Bravo. Ha fatto bello, papà. Per fortuna. Formaggio, maggio, mangiato io, la tanotte, bravo, papà. Ma mi raccomando, stai calma, con un po' di tempo devi stare digiuna. Tresenè, vieni qua. Che c'è da fare una cosa che ci ho fatto la diuna. Che sta? Per passare un po' con che fanno mamma del nonno? Che è successo? Guarda, ci ho fatto sta bella mutandetta con un riccioletto in piedi. Ma io non sapevo che mia sorella teneva il corso come che le ginocchia Brigida. Mamma mia, che bella mutandina che vi siete fatti. Le Peppi, ma ti piace? Ah, bella, sono tanto. Da un favore tu. Ma poi ci vuole più tempo, poi siamo col capistoglio. Va buono. Papà, a voglio pure la mutandina. Sì. Poi, quando ne pigliate per fare questa mutanda? Una decina di metri. Allora, per cantare 30 metri, facciamo 3 mutande alla signorina mia. Ma bella mutandina. Sacrificio. 3 mutande in questa maniera, va bene? Papà, vogliamo tanti. Sì, amo tanti, amo tanti. Capisci, così le mettiamo nel corredo di matrimonio. Sì, troviamo un bello marito, che Speriamo che arrivi presto. Ci facevamo tantetta pure a bambini. Dovrebbero quasi arrivare i pretendenti, perché mi hanno detto che sarebbe venuto più o meno a questo. Facciamo tanti. Ui, chi sto vostro uomo, i pretendenti. Speriamo bene. Trusi, parla là, va, vedi chi è. Oh, accomodatevi! Che bella presenza! Mi piace il giovanotto! Buonasera! Questo è quello che dicevo prima! Buonasera! 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 Dite! Buonasera! Che bel capello che avete! Grazie! Mi ricordate i cugini di campagna? Dite! Mi chiamo Angiolino e vengo dai Rimiti. Capito. Ho saputo che volete maritare vostra figlia. Sì. A me bambinella piace tanto. Lo vedo bene, se no non venivo. L'ho conosciuta alla festa di San Nazario. Ah. E sono venuto qua per chiedere la sua mano. Peppi. Che c'è? Ma che steppaccio. Perché?
E detto cavola, mano le bambinelle, lascia così un gianesso, vuoi Peppi? Ecco. Ma usa via, tutto niente. Scusate, giovanotto, questa mia moglie ha fatto le scuole basse. Certe sottigliezze non le capisco. Si vede, si vede. Ah, ma che... Vabbè, giovanotto, scusate. Che sono queste cose? Che lavoro fate? Come pensate di vivere con la mia... Ma io in realtà ancora non lavoro. Ah. Ma ho studiato e prima o poi troverò un lavoro. Avete studiato? Sì, ho studiato e prima o poi troverò un lavoro. Ecco, sui libri avete studiato. E quindi se mi concedete la mano di vostra figlia, io la tratterò da signora. Va bene, allora facciamo una cosa. Voi avete studiato, però i libri sui quali voi avete studiato, mica li facete mangiare i libri, bambinelle. Dovete trovare un lavoro. Sì, ma io troverò il lavoro. E quando avete trovato il lavoro? E voi mi concedete la mano di vostra figlia. Io ve la concedo, però voi dovete trovare prima il lavoro. Poi venite qua e io la conservo, poi dopo la pigliamo le bambine, la vado a mettere tu un baule là e va a conservo. Quindi quando venite la trovate bella pronta a preparare. Giulino. Quindi non si può fare nulla? Ah no, no. Cortesemente, arrivederci, tante belle. Fermo, mannaggia la miseria, non sapete. Ma vi... niente. Trovate il lavoro e ritornate tranquillo. Aspettiamo qua, aspetta. Buonasera, buonasera. Aspetta. Buonasera. Arrivederci. Arrivederci. Ma chi si muore più di fame? No, chi su si ti piglia, chi su cane? Tu ti muori di fame la sera, la mattina. Che mangi i libri, ti mangi i libri. Mi sta cambiando un braio. Ma cosa, non si può. Ma una cosa impossibile. Non mi piace un Giulino. Non ti piace un Giulino. Speriamo che arrivi che stato pretendente sia più facoltoso di questo. Ma sta tranquilli, noi chi sto secondo chi sto qua a carapri questo dice vado io. Vai tu Peppe. Ma chi è? Prego. È il mio pretendente. E che vuole? È il mio pretendente. Oi mamma. Dì la bella trova a te. Buonasera. Buonasera. Iamma buona bambina, chi sta a cagagli? Prego. Vi sbagliate perché io so figlio unico. E poi, sinceramente, i privati non li posso vedere. Ah, meno male, ambo d'accordo. Ambo d'accordo, perché pure io. Sapete come si dice o paese mio? Come si dice? Si ha fatica, era buona facendo i privati. Bravo, bravo. Invece qui a San Nazario, sapete come si dice? Pica. Privata. Figa, accevazza, rallo con un pica. Così si dice, essere ci sono indistruttibili. Mamma, non mi piace. Ditemi, come mai qua? Ha già saputo che voi, pure vostra moglie, volete maritare a vostra figlia? Sì, a bambinella nostra. E poi ha già saputo pure che voi tenete un donna. E quindi tenete tanti soldi. No, soldi non ne tengo, sono figlio unico pure io. Tanti soldi. Li tenevo, poi li ho investiti, io ho già cattato due salottini, vedete che bella salottina. Li ho investiti tutti lì e quindi momentaneamente siamo a corto di liquidi. E a parte sto mobile, e non tenete niente più. Vabbè. Qualche domotto lo tengo per esempio un bel bavoletto qua, vedi la signorina mia, graziato. Tipo soprammobile. Ah, tipo soprammobile, sì, che sta qua. Mi dispiace, ma soldi proprio qua. Quindi non tenete niente no, più? No, non tenete niente. E allora, don Babbo, rito, ma facete la campana, quindi lo tenete, o fratello sacerdote. No, don Beppi.
Allora non se ne fa niente. È meglio così, è meglio così. Arrivederci. Tante belle cose. Buon viaggio fino a Pisciotto. Buonasera. Quando passate per San Nicola salutatemi gli amici miei. Arrivederci. E non mancherà. Buonasera. Tante belle cose. Arrivederci. Meno male. Papà, non mi piaceva. Manca a me, chi l'ha pure cagagli. Poi quello è venuto alla casa nostra. Per cercare soldi. Ma vi rendete conto, mamma? E ci fanno tutti noi, mannaggia la miseria. Chi si scrive che caso è che ero o barone che teneva i soldi? Che... Io tengo solo un piccolo donna, come non campano luce. Tengo fame. Tengo fame, e non puoi mangiare. Non puoi mangiare, devi stare di giù. Se no non ti passi. Facciamo lo stomaco. Devi stare di giù, devi stare di giù. Ancora i cingoli di cucuzzo. No. La donna con queste cingole che forza, ma perché ti mise le cingole che forza? Scusate, che c'è. Miseria, mannaggia, come mi fanno questa creatura? Non ti preoccupa, ma una mano ti passi, Mo trovo un bello marito, forse un terzo. Chissà. Ma mi pare che sento qualche cosa. Mi pare che sento qualche. Un mormorio, ma non lo sento tutto. Sì, Peppi. Lo sento questo mormorio. Paese cavai con mare che trove. E come a Meluccia e con Mandonetta, tendriche in giugge, battere tutte a piede cucchia. Va l'incontro in giugge. Va l'incontro in giugge, va. In giugge. E piloto che bei, stiamo buono con Benato. Che bollo, non sa che ti ha detto. Lei con me, buonasera. Buonasera. Buonasera, è mo venuto. Buonasera. Abbiamo saputo che bambinella. E tu vai, vieni qua. No, ma è venuto un amico. Ti addormo con la pasta giamoscia. Ti trasite. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Scusate. Che ci aveva figurato. Sto pegando che si sapesse che l'è capitata. Che è successo? Che l'è capitata? Raccontate. Mi ha dato un caucio in coppa sta groppa. Un caucio mi ha dato. Non c'è che si è trovato, ma almeno lui o tre. Già si era in una paglia. Mentre mi ha giudicato, me l'ha dato. E poi non viveva a piega. E non viveva a piega. Come dice bello. Ma dite a Don Peppino, che mi ha detto marito vostro? Con Angela Giaretto. Marito mi ha detto meno male che te l'ha dato io. Ma questo è un uomo saggio, vostro marito. È un maestro di saggezza. È bravo. Don Peppino. Abbiamo portato io e tu, due convette questa bambina. Non lo posso, non devo mangiare, che te lo posso? Sta a sentire a papà. Ma siete gentilissimo con me, non dovevate, non dovevate. Brava. Essa brava questa sera. Forse vi siete sbagliati a prendere, perché questi non sono confetti, sono solo mandorle. No, sono confetti. No, vi dico che sono solo mandorle. Beh, qualcuno. Ma metto da posto, siete a figlia da. Don Peppi, sapete che succede? Si può mangiare. Voi sapete che io sono vedo. Lo posto cambiare. Buon'anima, sì. E allora certo vado la sera, non mi viene sonno. Allora mi piglio un combietto. Mi metto un e chiaro mi accorgo. Capito. Quindi ce n'è qualche una così. Allora, questo che avete portato sono i confetti che voi vi siete zuccate. Però poi la mandorla non mi piace. Non mi piace la mandorla. E mi dispiace la età. Sì, c'è il cavalletto. Ma che te questo stanziosa? Bambinella, ringraziando Dio, si mangia tutto. Sa miseria. Accorgi se il maglio non mette qua. Mette il carro. Io ho già portato lui i biscotti. Ah, gentilissimo. Fresche, l'ha già fatto quando mi sono sposata. Quando vi siete sposati? L'anno scorso. Sono fresche l'anno scorso. Ma c'è pure cocco verma. Ma no, sono dell'ummele, sì. Buono, scotolate. Ah, sei scotolame, Scotolam, che ti puoi mangiare pure i birmi, va a te. Che se canna, ci hanno pigliato così, ce l'hanno messo a noi. Ci hanno pigliato così, ce l'hanno messo. Donna Trisene, non ci fai fatte vostre, che voi sapete, ho per nominato. Su una che si faccia fatte sue, non mi piace, mentre
Ma però sapete com'è in tuo paese? Vai ai Tembun, vai ai Tazzulit e io ti trovo a bambinella e che fai, non le dici sì? No, ci fai fatte vostre. Ma abbiamo saputo che ci sono venuti i pretendenti, vero? Come? Sì, sì. Sono e quante? Quante ne sono venute? Sono venute due guaglioni. Ma stanno buone sorte. Uno da Eremiti e uno rapisciotta. Angiolino, mi piace. Mi piace Angiolino. Mi piace. Allora, quando sposata bambinella facete pure un liquore. Ah, certo. E quale facete? Da fraula. Sì. Ma a me piace che assai che da menta. Ah, mi piace più. È più fresco. È più fresco. Ah, a me che da fragola mi piace. Ah, quindi a voi mi piace, piace il verde sì, sì. E a voi mi piace il rosso. A noi anche. Facciamo la prendere in Italia, anche rosso e verde. Eh sì, prepariamo il suppello di cuoio, anche rosso e verde. Ma donna Giuseppe, serve nuppe non fai fatto. Ma ho corretto, non ci avete preparato. Certo, ma sì, ne cangiaggio preparato. Bello corretto. Pure in mutandine. Guardate come è che stai qua, come immagino la Brigida nostra qua. Don Bertino, ma sono vedova, ma guardate ne ho un marito mio. Ah, mi piaceva nemmo, tanto così a posto noi. Ah, Don Bertino. Sì, ciao, porto, che sempre ah, portatela sempre sul vostro cuore, portando sempre, sempre lì, va bene. Domanda, se fanno i bisogni. Dite. Ma non altro se ne facete biscotte. Sì, sì. Che ecco. Columele. Sì, sì. Facciamo certi belli biscotti, tu sta bella. Tu sta sì. Però Don Peppi, non per. Facetelo per tempo, questa è remota. Sì. Perché io sono mezza spugnata, se no non mi posso. Ci metti mia mamma che ha buttato. Ci vogliamo me cosa no? Sì. Lui, io come me le mangio, che non tengo manco i clienti miei. Guardate una poco. Ma quando si sposa? Allora, abbiamo scelto già il giorno che lei si sposa. Si sposerà il giorno della Pasquetta. Così approfittiamo per fare una festa generale. Abbiamo chiesto il permesso al nostro sacerdote, lui ha detto di sì e ci sposiamo proprio a Pasquetta. Angiolino. Per la verità, io avevo pensato quasi di invitarvi. Però quasi ho pensato, ma che vita ha fatto? Pare che io non venga lo stesso. E allora facciamo così. Quando voi venite lo stesso e gli sposi escono dalla chiesa. E poi sono meno nei confini. E dopo che hanno parlato tutti quelli confietti, compà. Poi con la massima cosa, come avete fatto quella di fo, li riaccogliete tutti quanti. Magari pure qualcuno che è scappato che gli è finito a merda rosuzzi. Qualcuno che gli è finito in tarascro o non. Voi pigliate così, facete così e ve li conservate. E così quando è la notte, ve lo zuccate uno per volta e vi ricordate la buona anima. Invece per voi, io lo dico già a mia suocera, 3-4 mesi prima, 4 mesi prima, deve fare i biscotti. Così quello che sa, con me, quello si ammorbidiscono. E quando sono pronto, pure con qualche scarafonare, in Dio ve lo do, no, perché voi siete abituati con i biscotti, ma siete così, è caro verme, caro scarafone. Adesso sapete chi da fa? Dobbiamo aprire un liquorino a queste due signore. Bello stock 84. Prendiamo stock 84. Non ti preoccupare, bello papà, non ti preoccupare che il matrimonio tu facciamo veramente. Non dico proprio, aspetta, ma non ti preoccupare, stai tranquillo. Angiolino. Ancora questo Angiolino. Stai tranquillo e stai tranquillo. Papà. Pronto. Come recita, papà? Aperita. No, dottore, non ci stai venendo. Papà. Che è successo? Sono tu male le capo. Vuoi far male la capo? Vuoi far male la capo? Ma che stai?
questa me ne l'hanno pigliata, ruoccio di due, ndreche. Ma io mica posso a chiamare da voi, dottore, che dice, ma che cazzo, faccio abbonamento a casa vostra. Ah. E come mi fa? Ma chi so, Peppin già mi fa l'uoccio. Ci mi fa l'uoccio, e chi mi ha chiamato? Mi va a chiamare come Immacolata. Ah. Chi mi ha chiamato? Ma va a chiamare come Immacolata. Peppin, va lui. Chi mi ha chiamato Immacolata? T'ha scettato? Ma da fa culata? Ma la tenete cinere in tafugagna? Ma che culata è culata, che non c'erano rimaste molti di picchianci. Ah, non ha da fare la culata? No, no. E che è successo? E ma che ma come ma culata, che non c'è venuto qua la casa? Una da volta a bambinella. Una da volta a bambinella. E che ha fatto? Prima la panza, mo la capa. E a così? Ma farò? Hanno pigliato uccia, hanno pigliato. Tanto è bella. È bella, sì, è bella. Guardate qua, è anche il rosso. Fino. È un mobile fino. Secondo me era pure ciclato. Chi era ciclato? Chi tu che ha pigliato l'uocchio? Ma guarda un po' questo potentore, nonno, che cadisce. Guarda che derisce, guarda che derisce. E a così arriva con mamma culata per fare l'uocchio a bambinella. Perché all'uocchio non c'è la crira, perché non c'è la crira, mangiare la crira. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, muove la mamma da qua, con mamma culata. Oh, mamma culata. Eccolo qua. Buonasera, buonasera. Ma hanno pigliato l'uocchio a bambinella. Ma che successo sta bambinella? L'hanno pigliata l'uocchio? Cioè, ma fa l'uocchio, perché chi sei troppo bella? Sì. Alzatevi, avviciniamoci più alla tavola, così vedete meglio, vedete, così. Poggiate pure, poggiate un piatto, poggiate la cosa, avvicinate, mettetevi qua, siedete qua. E che è arrivata la fattucchiera? Sì, sì. Madonna. È arrivato, questa ci fa sta buona bambinella. Sta a pigliare una ruocchia, è troppo bella. Ah sì, sicuro. Io porto la cannina, stato vicino la via. Mettemela qua, sì. Facciamo la capa. Ecco qua, ma te la faccio passare subito. Occhio, ma l'occhio che le famiglie scatta lui. Occhio, ma l'occhio che le famiglie scatta lui. Occhio, ma l'occhio che le famiglie scatta lui. Padre, figliolo e Spirito Santo. Tienilo. Iettalo. Iettalo. Intratelo lontano, sta roba. Ma basta, che sei troppo bella, pigliò una ruoccio, che è troppo bella. Com'è bello, bauglio mio. Ecco qua. Occhio, ma l'occhio che le famiglie scatta l'occhio. Occhio, ma l'occhio che le famiglie scatta l'occhio. Occhio, ma l'occhio che le famiglie. Sta cercando qualche cosa da mangiare. Aspetta, sacco. Iettala questa sacco. Mamma mia. Dammela un'altra. Mamma, passa. Ti passa, sì, si passa, non ti preoccupare. Ti passa, non ti preoccupare. Oh, facciamo tante maniere. Ti faccio passare. Ma si sta allargando l'occhio. Mamma, che occhio forte che teni! L'hai pillata l'occhio nuovo, ma no! Mamma mia! Mamma mia, alate tutte quante. Mamma mia, ma tieni un occhio forte, forte. Mamma mia, ma lo facciamo le tre maniere la mamma. Non mi sei perché ho piatto, no? No, no. Ma facciamo le maniere, ecco qua. D'accordo, si deve tagliare la capa. A me passa, mamma. Occhio, ma l'occhio che la famiglia scatta il guardo. Nonna Nilla mi guarda brutto. Sì, ti passa, non ti preoccupare. Ecco qua. Fila la fucetta, ok? Pensa sempre a mangiare. Non si accontenta mai. Ma è un verme solitario, te. La famiglia scatta il guardo. Occhio, mamma mia, ma qua che forte, non arriva a passare. Ma da pure la pensione tua. Mamma mia. Occhio, ma l'occhio. Mangia. È buono, mangia. Vieni, cacci su qua, figlia. E poi pigliamo una bella purga, un'altra volta. Ecco qua. Mi stai passando. Mamma, fa ancora la Renata Manera. Le tre maniere. Tre maniere, vabbè. Le tre maniere la mamma fa. Ti sento un poco meglio. Ti sente meglio? Sarà a fico. A fico ti sente meglio. Da parte. Allora,
famiglia scatta lui. Occhio, ma occhio che 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 famiglia scatta lui. Occhio, ma che facete? Mi sputate in cuoio? Mamma mia, c'ha colato la capo! È una bambinella, giusto? Ma sta vecchia! E che c'ha zitto? Mi sputa in cuoio? E ci ha fatto l'occhio a bambinella! Mamma mia, ti spacco la capo! Bambinella! Allora finisci! Bella, perciò hanno pigliato l'occhio! Mo le passa, mo le passa! Ti ha fatto l'occhio! Speriamo! Sta massendo! Accomodatevi, accomodatevi! Perché non venisti? Accomodatevi! Ah, ti innamorate! Accomodatevi, accomodatevi. Va bene, va bene. Accomodatevi qua, accomodatevevi qua. Va bene, va bene. Come stai? Come stai? C'è? Bella ciacione papà tuo, come stai? Papà, mi metto vicino a zia che te ne fico. Hai fico. Mettete vicino a me. Ti passa la capo. Bravo. Grazie, zia. E voi avete girato che fico sei crintasa. E te se senti fame. Ah, già sapevo che sentivo fame, lo sapevo già. E come fa? È previdente. Ma sta calma, ci ho portato la fiducia. Hai fatto buono, Come fa? Mi è passato. Dai, t'ha passato, stai meno male. Ci do solo pensieri, questo ragazzo. Come mi ha fatto? Speriamo che sia rimasto lo spasimante, sia uno di qualità. Dice che le piace Angiolino. Proprio Angiolino, ha scelto proprio un tenerino. Ecco, cagagli, che mi fa? Ma poche pazienze, non poche pazienze. Faccio fame, papà. Certe volte pensa che chi viene a fora, che non conosce, è meglio reno paesano o reno compare. Ma poi ti devi ricredere. Don Peppì, volete vedere che chi sta a vota buona? Il pillò e B. Speriamo. Mo arrivano padre e figlio, Cumba Giovanni e Nazaruccio, Cucciucciariedo e l'organetto. Ma vengono, sarete tutti la Santa Croce. Vangappa. Che facete, ballate? Tenete pure la forza per ballare. Tenete pure la forza per ballare. Ma chi è? Facete? Papà, ma che arriva, papà? C'è uno giù. Sì, ma c'è uno giù, ci sono. Ma c'è uno giù, c'è vero me? Ma chi l'ha con Cumba Giovanni? Ma che bella cicciolella! Cumba Giovanni con figlio Nazaruccio. Papà, non mi piace Nazaruccio. Ha portato pure lo giuccio Juventino, anche lì. Che schifezza, mamma, una vaga però. Ma che è veramente Cumba Giovanni? Ma è il Cumba Giovanni? Ma guardano poco, guardano poco. Ma è a pensare, è venuto addirittura con l'organetto. Sì, ma papà, è venuto per me. È venuto per te. Ma no, Cumba Giovanni, chi l'ha sposato? È venuto tuo figlio Nazaruccio, tu ricordi Nazaruccio? Ma per me. E per te, Nazaruccio. Ma arriva un innamorato tuo. Cumba Giovanni, carino. Buonasera, Cumba Giovanni. Ma quanto tempo che non ci vediamo? Nazaru! Buonasera. Tu veramente ti fai la coppia con quello che è venuto prima, il cugino di campagna. Questo capello, bravo, bravo. Mi piace come ti sei vestito. Bravo. Cumba Giovanni, prego, ditemi. A che devo questo piacere? Ma non mi hanno detto per quanto. Dove è? Meglio saputo che avete mare da sta bella creatura. Ah, guardate. Ma c'è permesso di aver disturbato. Ma c'è portato sto bello vaglione. Non è un disturbo, per carità, è un vero piacere. Ditemi. Dove è Piero? Guardatelo buono. Calcio e piso, qualità e misura. Bravo. Scusate. Ditemi. Ma già per me se lo portare una ricottetta fresca. Una papicina dove. Che c'è sempre? Le salsicce. E siccome faccio che ogni tanto facete pure una presetta, non può pure le cuore fatte in casa. Ma siete gentilissimo, compa.
chi sta ammuccio io? Ammuccia tu, questa notte non ci penso ah, io. Ce l'ha inquadrata, ce l'ha. E fatemelo vedere questo giovanotto, fatemelo vedere, compà. Autolillo, autolillo. Ma a me è da piglia, è una piglia. Non l'ha proprio pigliato i buchi, autolillo. E te ne sono stato, te pure una bella panza, ma si è sa. Criante. È criante. Ma quella che mi colpisce di più è il suo sguardo intelligente. Vero? Lucchetto. Non per te, non per me andare. Ma ci ho fatto tanto nella scuola dei temponi. Eh sì, Rombepì, è fatto 7 anni nella prima elementare. Ma poi per becchiare l'hanno passata alla seconda. Allora tutti gli stanno è diventato quasi un pozzo di scienza sto giovane. Istruito, certo, Rombepì. Come astigia ido, nessuno non c'ingarra. Astigia, non è vero, che già sta astigia? Rombepì, ora vi spiego. Saccio falaste precise precise. Ah, sapevo che mazzarelle. Se c'è bisogno pure la signora la croce. Aspetta. Saccio la tabellina. La l'uno fino a 5. E saccio quasi pure tutte le vocali. E mi fermo qua. Ah, meno male che si ferma qua. Bravo sto giovanotto. Veramente, complimenti, complimenti. Grazie. E ditemi, ditemi, compà. E di salute, come sta sto giovanotto? Era un bel pino, vedete, stava venendo la freve ogni tanto, ma non spesso. Non spesso, no. Una volta a settimana, dipende. Fossarino, una volta a settimana. Sì. Un bel pino, voglio un poco stitico. Pure. Però, quando la faccio, verrai piacere. Ah, che piacere. Era un bel pino, vieni in una miscitura. Che piacere, che bella cosa! Facciamo questa pomenella! Quindi, compà, cosa porta in dote questo giovanotto? Cosa? Don Peppino, non è pigliate appunte. Piglia appunte, te ne. Verrà una bella partita la oliva, la mortita. 4 cingorta, lo monaco. E una trentina di cer San Lucido. Lei buona, bambina, Poi. Tengo pure un buttaro con la chiozzolita, tu sia Anna e sia Aniello. È una bella casa le tembune, tu sia Angiolina. Questo giovanotto mi piace sempre di più. Ma guarda che bello giovanotto. Sì, non ho ingaggio visto, mi pare un poco buttolino. Ah, sei bella tu, ho fatto le piste. Però chiude acqua! Più mi piace! Esatto. Ma ti consideriamo già della famiglia. Ronna Tresì, ancora non ho finito. Non è finito. Tengo pure una massariera grave con un bello zimbaro profumato. Pure un zimbaro profumato. Papà, un zimbaro non voglio, puzza. Puzza, zimbaro. Ma sai visto quanta gente sulla porta nella camera lì, su tenere là, e chi lo rompe un poco un zimbaro, piglia la stessa profumo di quello che si ha portato, e quindi puzzano uguale. E poi pure tu a così, pure tu zimbaro. Poi avrò pure una trentina di gattini con tutto lo guardo. Pure uguale, lo sento proprio. Don Peppì, e per curmatura, pure un ciuccio. Un ciuccio ventino. Hai capito? Pure un ciuccio ventino. No. Questo giovanotto veramente mi piace, mi piace sempre di più. Ma no, non mi piace. Nazzaro. Camera promette che tu me la tratti buona, bambinella mia. Ve la tratto buona, ve la tratto benissimo, che sta figlia vostra. Ce ne voglio fare cavalcata in coppa Garibaldino. Ma che dici? Questo giovanotto si scrive a casa mia, non si dice. Come sarebbe qua fare cavalcata con la creatura mia? Dopo Peppi, che hai capito? Noi siamo benestanti. Grazie a Dio. E quindi? Garibaldino, o ciuccio. Ah, io ciuccio Garibaldino, o ciuccio Garibaldino. Papà, io non ci voglio in coppo ciuccio. Non ci vai in coppo ciuccio, perché tu quando vai a qualsiasi mannazza ruccio che vuoi in coppo ciuccio. Oh ciuccio, come puoi venire arrivare, povera bestia, dice, madonna, arriva un'altra volta che sti tu, e poi gli sta a scuoglio ciuccio. E quindi non ci vai. Non mi pi, ma a parte sta bella creatura, ma voi a noi che ingerate? Compa, ma voi avete detto una bestemmia, io che verò.
Ma non lo dovete neanche nominare. Ma perché? Guardate qua che bello mobilio qua. Guardate, è gianca, rossa, guardate gli scocchi che tengo, guardate che pezzi di vaglione qua. Che sta qua? Si va unissimo per pagare il peso. E poi vi da fai cambiare. Metto la cosa, basta, non fai vereggio. E non ti pacchia, non ti pacchia. Poi papà, che sei più grossa la cerza che teniamo a luce? Ma che tanto stavamo fuoco però. È vero, perché Nazarosi tu da vuoi abbracciare. Non ci arrivi che manà che da parte, hai capito? E poi, compà, non vi scordate che poi, nel tutto completo, c'è sta pure la salottina, io ve lo do incorporato, questo qua. Vediamo tutto. Allora, come dici, te lo se ne è? Acconsentiamo. Acconsentiamo. E ogni tanto, portate una cosa da mangiare. Non è che avessimo bisogno, però a casa di Mochina. No, abbiamo visto buono, peperucci soprattutto. Grazie a Dio, siete mise buoni. Mamma, ma io voglio Angiolino. No, Angiolino no, va che tu date faccio morire fame. Angiolino. Taggeritta, che siete pigli Angiolino. Tu mi vieni qua a sera e a mattina. Ma siete pigli a Nazarucci, magna, viva. E vai pure a cavallo giuccio! Dai! E come tutte le commedie che si rispettano, anche questa finisce a tarallucce e vino, con una bella tarantella e l'allegria dell'organetto. È un matrimonio? Chissà che arriva qua la prossima stagione. Ah. Bravo, bravo. Arturo. Arturo. Passa, mo. Oggi perso marito mio. Ok, che bello. Bravi, 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 vero? Sono stati bravissimi. Applausi meritatissimi ai personaggi dello spettacolo. Cum Immaculata. Yadallah. Angiolino. Là. Carluccio. Nazaruccio. Umierico. Comandonetta. Meluccia. Compa Giovanni. Nonno Aniello. Nonna Ciara. Donna Tresinella, Bambinella e Don Beppino, coprotagonisti della serata.
Complimenti, complimenti veramente a tutti e ancora applausi a tutto il cast. A Caterina Ricco, zia Caterina, nei partner con Mamma Culata. Dalla zia Caterina. Dalla zia. Stanislao De Cucinis, in Angiolino, pretendente di Eremiti. Don Marco Polito, nelle vesti di Carluccio, pretendente di Pisciotta. Raffaele Valiante, Nazaruccio, pretendente di San Nazario. Raffaele Golini, Umierico. Mariangela Donnangelo, cum Mandunetta. Elvira Fierro, cum Mameluccia. Gianfranco Castello, cum Giovanne. Rodolfo Martuscello, nonno Aniello. Grazie. Gerardina Di Luca. Nonna Ciara. Orietta Sacco, donna Trisinella. Patrizia De Cucinis, bambinella. Di Mario Gennaro, don Peppino. Bravo! Lina Fluri, l'organista. Brava! Brava! Lina? Dov'è Lina? La regista. Sali qui con noi, Lina. È là, è di là. Sta arrivando? Raffaella Valiante, l'autrice e regista della commedia. Aspetta che mi sono messa davanti. Chiediamo ancora la vostra attenzione per un momento particolarmente significativo. Il professore Gennaro Di Maio, già primo attore in Numarito per la bella Repapà del 2008, consegnerà ai congiunti le pergamene commemorative, omaggio della compagnia O Comico, in memoria di Anna Sacco, Aniello Laurito, Mariangela Valiante. Chiamiamo sul palco Settimio D'Urso, Maria Laurito e Raffaele Golini, che è già con noi in veste di attore. Lina. Aspettiamo zia Maria che sta arrivando. Sta arrivando zia Maria. Sì. Sei te. Grazie per sé. È un pensierino. Mi sono messa da... Raffaele. Non vi preoccupate, voi non avete recita. Vi da solo piglia o pensiero per Aniel. Come potete andare?
e grazie a tutti. Grazie. Grazie. Il nostro compito finisce qui, ma non la manifestazione. La parola a Lina per i saluti finali e a seguire gli interventi del preside Ferdinando De Luca e del giornalista Francesco Romanelli. Da parte di Angelina e di Anna, a tutti grazie per la serata e buon proseguimento. Grazie a tutti. Complimenti ancora, Lina. No, niente, volevo dire che veramente abbiamo provato poco, però lo scopo non era quello così di fare, no, chi vuole vedere una grande opera teatrale, insomma, va al teatro. Noi ci siamo divertiti, siamo stati assieme, è stato veramente bellissimo, siamo fatte tante risate, quindi in questi paesi che oramai, insomma, lo sapete, siamo rimasti in pochi. Allora è bello quando ci si ritrova, perché poi la solitudine è veramente una cosa che pesa tanto, quindi quello è stato l'importante. Quindi abbiamo provato poco, però credo che loro ci abbiano messo l'anima quando hanno recitato, quindi scusateci se non qualche volta c'è stato qualcosa che non andava, però ripeto, veramente abbiamo provato poco, ognuno ha gli impegni, insomma, vabbè, adesso cerco di essere più breve possibile. Io è doveroso ringraziare, perché dietro questa, chiamiamola pseudo commedia, perché definirla commedia, ripeto, lo ribadisco, non è troppo, insomma c'è stato tanto lavoro. Quindi innanzitutto ringrazio la parrocchia di San Nazario, forse un applauso se lo merita pure, che dite? Perché, ecco, sì, anzi, mi approfitto per fare i complimenti al comitato festa, perché quei festeggiamenti in onore di San Nazario sono stati veramente qualcosa di grandioso. Complimenti a tutti voi, veramente è stata una bella festa, grazie. Ecco, devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci è servito, perché sennò era impossibile fare così questa commedia, portarla così per quanto in scena, quindi il service e tutto il resto, manifesti e tutto quanto, grazie. La Proloco, poi il gruppo Penelope, quindi che ha contribuito pure così a farci, insomma, che serviva qualcosa per costumi, Costanza Cavaliere, Dimensione Donna, perché lei ha curato il trucco e parrucco, scusate, ed è stata bravissima secondo me, un applauso se lo merita pure lei. Poi come non ringraziare Angelina ed Anna, perché hanno così dimostrato ancora una volta così di possedere questa grande professionalità, perché sono state in radio, quindi si vede che sono così brave, quindi per quello io le ho volute qua, sono state secondo me bravissime. Ecco. Poi, se non mi dimentico qualcuno, perché va giusto che sono zallanuta, Lina Fluri che ci ha deliziati con il suo organetto, grazie, grazie Lina. E poi il nostro Raffaele, un applauso già, ma fa Raffaele, perché oltre a curare l'aspetto musicale, poverino, l'ha giumannato paccio pure a Id, non solo a Id veramente, poi in questo sono brava, nessuno mi batte. Poi Raffaele Valiante che ha portato sulla scena l'asinello Garibaldino e assieme a Nico, Mario Amato e Franco Trama hanno collaborato all'allestimento del palcoscenico. Cosa mi hanno portato queste? Poi per ultimo, ma non per ultimo, perché dovrei ringraziarlo veramente per primo, Domizio Ricco, perché è stato disponibilissimo. Grazie Domizio, grazie, grazie. Allora, grazie di nuovo a tutti, grazie, se ho dimenticato qualcuno scusatemi. Grazie e buona serata, grazie, sarà per la prossima a San Mauro, grazie.